Buonasera gentili telespettatori, le immagini ci giungono dal Palacastrum di Giulianova, decima giornata del campionato DNB Girone C, il Giulianova Basket affronta la Luis Guido Carli, squadra di Roma, dell'Università di Roma, in un periodo positivo, 4 vittorie nelle ultime 5 partite. D'altro canto anche il Giulianova, 3 vittorie nelle ultime 5 uscite, è imbattuta tra le mura amiche. Viene però dalla pesante sconfitta contro il Cassino, arrivata dopo un grandissimo quarto-quarto. Si è dovuta rendere solo 93-91. C'è il saluto tra le squadre. È tutto pronto, palla 2 tra Storchi Andrea e Rudy Diner. I quintetti sono quelli titolari, quelli che ci aspettavamo. Tutto pronto, siamo partiti. Primo possesso per la squadra ospite, Marcon Leonardo. Sigla i primi 2 punti con un layup facilissimo. Brutta difesa del Giulianova Basket. Pastore allarga per Sacripante, che sfrutta il movimento di Gallerini. Palla allargata per Papa, buona la penetrazione di Papa. Palla scaricata per Rudy Diner. Il tiro è morbido e va a bersaglio, come spesso gli capita in questa stagione. Rudy Diner, il quinto giocatore percentuale alla mano di questa Lega, realizza il 63% dei suoi tiri ed è il bello valore aggiunto di questo inizio di campionato di Giulianova. Attenzione adesso, azione di post basso per Storchi, palla scaricata verso il numero 13 Kavaric, miglior realizzatore della squadra ospite con 14 punti di media a partita. Pastore cerca un improbabile passaggio dietro la schiena e perde la palla, riparte in contropiede la Luis Guido Carli, è facile l'appoggio al tabellone di Riccardo Marzoli, il capitano, è 4-2 per la Luis. Possesso gestito da Gallerini, che ferma la palla. Sono buone le spaziature del Giulianova Basket, bella palla di Pastore, altro appoggio al tabellone per Rudy Diner, 4 punti in questo inizio di partita per il centro del Giulianova Basket. Tanto interruzione arbitrale, fischio per il primo fallo della partita per Giuseppe Sacripante. Ricordiamo la situazione in classifica di queste due squadre: il Giulianova al sesto posto, un record di 5 vittorie e 4 sconfitte. La Luis Guido Carli, dopo un brutto avvio di stagione, ha risollevato la sua posizione in classifica. 4 vittorie e 5 le sconfitte. Le 4 vittorie tutte ottenute nelle ultime 5 partite. Bellissimo movimento di Storchi dentro l'area. Il gancio è vincente. Primi 2 punti per il numero 15, che è numeri alla mano il giocatore più falloso di questa categoria. 4 falli a partita di media. Questa è l'uscita in blocco di Gallerini. Bellissima. Il tiro però è sbagliato. Rimbalzo per Kavaric. Ritmi molto alti in questo avvio. Possesso gestito dal giovane Faragalli contro Sacripante, che gli concede un po' di spazio. Ancora Faragalli, palleggio, arresto, tiro che è cortissimo. Rimbalzo per Pastore. Transizione offensiva di Pastore, che scarica per Sacripante. Finta di tiro. Diner mette i piedi a posto. Tutto lo spazio del mondo per Rudy Diner per insaccare la prima bomba della partita. 7-6 e primo vantaggio Giulianova. 7 punti tutti siglati dal centro con il numero 9. E può ripartire l'azione della squadra ospite con Kavaric, che si muove bene sotto il ferro. Appoggio facilissimo. Brutte spaziature difensive del Giulianova Basket. E la squadra romana torna in vantaggio di un punto. Bello il movimento di Gallerini, la penetrazione è bellissima, si lamenta con gli arbitri, c'era stato, voleva il canestro e fallo. Il giocatore con la maglia numero 20, artefice di un grandissimo quarto quarto nell'ultima trasferta, suo l'errore nell'ultimo possesso che poteva consentire a Giulianova di ottenere la seconda vittoria in trasferta della stagione. Intanto qui si materializza la prima palla persa della partita per la Luis e può ripartire l'azione con il numero 12 Papa, che riscambia ancora con Pastore, braccato da Marcon.
Sacripante contro Faragalli, cerca il blocco di Rudy Diner, tentativo, vuole studiare una situazione di pick and roll Sacripante. Azione sbagliata del numero 8. Secondo fallo per il play titolare, che deve uscire subito dal campo. Al suo posto entra Stefano Cenella. Buoni numeri di questa stagione di Stefano Cenella. 3,3 punti di media partita e 1,3 rimbalzi. Sta trovando più continuità rispetto allo scorso anno. Azione in post basso del numero 13 Kravaric, palla scaricata verso Storchi e tripla che va a bersaglio. 11-9, 2 di vantaggio per la Luis, squadra che stanno tirando molto bene dal campo. Pastore esce benissimo dai blocchi, il tiro però da 3 è sbagliato, rimbalzo offensivo per Rudy Diner, che è l'uomo ovunque della squadra di casa in questo avvio di partita. Penetrazione di Papa Francesco, il tiro è morbido al tabellone e va a bersaglio. 11 pari quando mancano 5 minuti e 40 secondi alla fine del primo quarto. L'azione in post basso del capitano Marzoli, fischio arbitrale. Non abbiamo ben capito chi è stato l'autore del fallo. Fallo in attacco, ci è sembrato di capire, del numero 5, e quindi può ripartire l'azione del Giulianova con Papa. Pastore chiama lo schema, iniziato questa partita in posizione di playmaker. Gallerini contro Marzoli, buono il palleggio di Gallerini, fallo del numero 5. È davvero difficile difendere sul numero 20 giuliese, ottimi i suoi numeri, 17 punti di media a partita, terzo miglior realizzatore di questa categoria dietro solo a Lillio e Righetti. Di gran lunga il giocatore più talentuoso della squadra di casa. Rimessa battuta da Gallerini, lo scambio con Papa, ancora Gallerini, fallo fischiato al numero 9 Rudy Diner, primo fallo della sua partita. Intanto ha lasciato il campo il numero 12 Marcon, ed è entrato al suo posto il numero 9 Anselmi. Tanto altra palla persa per il Giulianova Basket, le proteste di Gallerini con l'arbitro, proteste un po' eccessive del numero 20. I compagni di squadra cercano di placare l'ira del giocatore laziale. C'è ancora qualcosa da dire agli arbitri. Possesso gestito da Anselmi. Il blocco di Kravaric, palla per Marzoli, scarica sul lato debole per Faragalli, intercetta Rudy Diner, il possesso è per ancora per la Luis, 9 secondi rimasti sul cronometro dei 24, ancora sostituzione per coach Andrea Paccari, è fuori Faragalli e dentro Marco D'Anolfo. Kavaric riscarica per Marzoli, ancora per Kravaric, tiro da lontanissimo, va quasi a bersaglio, è bravissimo al rimbalzo Storchi, che nel tentativo di fare canestro riesce addirittura a rovinare il ferro.
11-13 per la squadra ospite, possesso gestito dal numero 7 Cianella, palla per Pastore, Gallerini, palleggio, arresto, tiro, cortissimo il tiro del Gallo, due punti finora in questo avvio di gara per il numero 20 Giuliese. Possesso adesso gestito da Danolfo, bloccato irregolarmente da Stefano Cianella, primo fallo per il numero 7. Devono stare attenti i play del Giulianova. Sacripante già in panchina con due falli, primo fallo per Cianella. Rimessa adesso gestita da Marzoli, il capitano della squadra. Fischio arbitrale, fallo del numero 21 Andrea Pastore. Primo fallo. E già siamo già in bonus. Quindi Kravaric andrà in lunetta con due tiri liberi. Intanto antisportivo, tecnico, fischiato a Danilo Gallerini. Si infuria coach Francani con il suo giocatore più talentuoso. 4 minuti e 14 secondi ancora da giocare nel primo quarto, 13-11 per la Luis Guido Carli. Ci saranno quindi 3 tiri liberi per la Luis dopo i 2 concessi agli arbitri per la situazione di bonus della squadra ospite. È il fallo tecnico fischiato a Gallerini, che ha ancora qualcosa da dire agli arbitri. Due su tre dalla lunetta per Kravaric. E c'è un cambio nelle file del Giulianova. Fuori il numero 20 Danilo Gallerini. E dentro per la prima volta con la maglia del Giulianova Basket Marco De Angelis, acquistato in settimana per sopperire alla partenza di Pira Enschel, giocatore molto atletico, mezzi atletici davvero notevoli. Intanto in frazione di campo per la Luis Guido Carli, quindi il possesso sarà gestito dal Giulianova Basket. Pastore per Papa, ancora Pastore, palleggio in mezzo alle gambe contro il numero 5 Marzoli. De Angelis ancora per Pastore, piedi a posto di Andrea Pastore, la mano del numero 21 è dolce, il tiro è morbido e va a bersaglio. Primi 3 punti della partita per Pastore, punti che vogliono dire meno 1 in questo avvio di partita. Storchi a lavorare per il numero 19 Danolfo, sbaglia una tripla, lasciato colpevolmente solo dalla difesa del Giulianova Basket. Al rimbalzo la tocca Kravaric, quindi sarà il possesso gestito dalla squadra di casa. Possesso gestito da Cianella. Diner, dai, vai con Cianella. Ancora Pastore, movimento bellissimo di Pastore, palla fuori per De Angelis, si muove bene la palla per il Giulianova Basket, il tiro è costruito benissimo, che è però sbagliato, salta al rimbalzo il numero 20 Gorrieri Filippo, acquistato dalla Luis, proveniente dalla Serie A2, si aspettava un impatto diverso la squadra romana da parte del suo acquisto. Solo 3,6 punti di media a partita. Bella palla di Cianella, bellissimo il movimento di Pastore. Time out chiamato da coach Pacarrier, 2 minuti e 45 secondi da giocare, 16-15 per il Giulianova Basket. Pronto a riprendere il gioco qui al Palacastrum. Mini break del Giulianova, parziale di 5-0, firmato Andrea Pastore.
e la squadra di casa torna avanti di un punto. Deve stare attenta adesso il Giulianova a non commettere falli, perché la Luis è già in situazione di bonus. Un fallo vorrebbe dire due tiri liberi. Fermare il cronometro, adesso gestito da Anselmi contro De Angelis. È buona la difesa del numero 6. Palla toccata con il piede da Cianella. È rimessa per la squadra ospite. Marzoli per Kravaric, dai e vai con Marzoli, palleggio contro Pastore, questa a punire un giocatore del Giulianova che è il numero 21, Andrea Pastore, ci pare di capire, quindi dovrebbe essere il secondo fallo, se non erro, del giocatore con la maglia numero 21 e due tiri liberi per il capitano. Primo tiro libero che non va a bersaglio. 0 su 2 per Marzoli e Cianella è bravo a mantenere vivo il possesso, a prendere un rimbalzo importantissimo. De Angelis per Papa, bella palla del numero 6, ancora Papa per De Angelis, si gira, un movimento difficile, canestro difficile da realizzare, salta il rimbalzo, mette a referto i primi due punti con la maglia del Giulianova e porta la squadra di casa in vantaggio di un possesso pieno. Possesso gestito da Danolfo, palla per Marzoli, scarica benissimo nell'angolo per Gorrieri, piedi a posto, il tiro è sbagliato, salta a rimbalzo Marzoli che riesce a prenderla tra De Angelis e Papa, palla per Danolfo, ancora Marzoli, il tiro da tre. Ha un'esitazione prima di entrare, ma va a bersaglio. 18 pari e grande equilibrio in questo avvio di partita. Cianella per un attimo perde il contatto con il pallone, ma ha energia quest'anno, ha più energia rispetto allo scorso anno e mantiene viva l'azione. Palleggio, adesso tiro di Cianella da 3, il tiro però è corto. Può ripartire l'azione della Luis Guido Carli, Marzoli per il numero 19 Danolfo che muove bene le mani, sinistra verso destra, il tiro va a bersaglio, 20-18, 2 di vantaggio, torna avanti la squadra ospite. De Angelis in post alto, il movimento è bellissimo, sfrutta benissimo il perno, 4 punti per De Angelis in questo avvio di partita, subentrato dalla panchina ed è già un fattore per il Genoa Basket. Storchi a lavorare per Danolfo, palla scaricata per Faragalli, penetra e scarica per Danolfo, ancora Faragalli da 3, il tiro va dentro e fuori, salta a rimbalzo Pastore, azione confusa, Rudy Diner ci mette tanta grinta, c'è il fischio arbitrale, fallo fischiato dall'arbitro, il fallo del numero 13 Kravaric. Quindi possesso, il possesso sarà per il Giulianova, 25 secondi ancora da giocare. Andiamo a voler guadagnare comunque vada nel calcio, nel basket, nella vita, Teramo vaffanculo! Palla gestita da Pastore, ancora Cianella contro Faragalli. Cianella per Pastore, fraccato da Danolfo, il fallo del numero 19. Quindi Giulianova avrà l'ultimo possesso. Sarà gestito da Pastore. Palla per Cianella. Blocco di Gloria che è subentrato al posto di Diner. Brutta palla di Cianella, che non è entrato benissimo quest'oggi in partita. Kravaric in post basso per Faragalli. Pensa per un attimo al tiro, tentativo di crossover. Fallo nettissimo questa volta della difesa del Giulianova, fallo di Mirko Gloria e Faragalli andrà in lunetta con due tiri liberi quando manca meno di un secondo alla fine della partita. Cortissimo il primo tiro libero, alcuni problemi in lunetta in questo primo quarto.
per la Luis ed è un bene per la squadra di coach Francani. Finisce intanto il primo quarto. Luis Guido Carli avanti di 1, 21-20 alla fine di questa prima frazione. È tutto pronto per l'inizio di questo secondo quarto. Torna sul parquet Giuseppe Sacripante dopo i primi due falli in avvio di gara. Braccato da Faragalli, Sacripante, fallo del numero 4 in avvio di secondo quarto, primo fallo del play titolare della Luis. Buono l'impatto del numero 6 De Angelis che batte la rimessa per Sacripante. Sacripante contro Faragalli. Papa ancora per Gallerini. C'è il fischio arbitrale. Fallo del numero 11 Pandelis Bubukas. Sono passati poco meno di 20 secondi e già due falli di squadra per la Luis. Gallerini ancora per De Angelis, movimento buonissimo di De Angelis, palla scaricata per Gloria, il tiro con buon spazio e buon ritmo però è sbagliato dal centro con la maglia numero 4. Kravaric dentro per Storchi, il movimento col perno di Storchi che si muove benissimo, la difesa di Gloria in questo caso non perfetta. La squadra ospite torna avanti di 3. Papa per De Angelis, cerca un tiro difficile, palla scaricata per Sacripante, ancora Sacripante, allunga le sue braccia e trova il tocco di Storchi. Fallo del numero 15 ed è il primo per il centro della Luis. Siamo già quota 3 falli, intanto è pronto ad entrare per la prima volta sul parquet in questa serata il numero 10 Giovanni Mennilli. Meno minuti per lui in questa stagione rispetto allo scorso anno, uscito un po' dalle rotazioni di coach Francani. Mennilli questa volta mette i piedi a posto, è un buon tiratore da tre, il tiro però è sbagliato, colpevolmente lasciato solo e con spazio dalla squadra ospite. Faragalli contro Sacripante, palla ancora per Storchi, situazione di post basso contro Gloria, palla per Kravaric, tiro da lontanissimo, è lungo, rimbalzo però catturato da Bubkas, palla per il numero 15 Storchi, altro tiro da tre, altro tiro sbagliato, parte il contropiede con Sacripante, palla per Gallerini, Sacripante pensa per un attimo al tiro, palleggio contro D'Anolfo, palla per Mennilli, muove il perno, per l'arbitro non c'è fallo del numero 15 Storchi. Bubukas mette il layup contro De Angelis, è 5 di vantaggio per la squadra ospite. Azione gestita da Sacripante, palla per Mennilli che ha perso la prima palla della sua partita, ha sbagliato il suo primo tiro, non un grande impatto per il giocatore con la maglia numero 10. De Angelis per Gallerini, sfortunato da tre, il tiro entra ed esce. Possesso per Faragalli. Kravaric contro De Angelis, è più forte fisicamente il giocatore con la maglia numero 13, appoggio al tabellone, timeout obbligato chiamato da coach Ernesto Francani. 7 minuti e mezzo ancora da giocare alla fine del primo tempo, 20-25 per la Luis. Avvio di secondo quarto molto difficile per la squadra di casa, 6 punti in fila per la Luis Guido Carli e 7 di vantaggio. Gloria, palla per Gallerini, fischio arbitrale, fallo fischiato ancora una volta al numero 11 Pandelis Bubkas, quarto fallo di squadra in questo secondo quarto e dal prossimo siamo in bonus per il Giulianova, situazione che si è
capovolta rispetto al primo quarto. Gallerini, penetrazione del giocatore con la maglia numero 20, palla scaricata per Gloria, un po' di spazio per Gloria, tiro che prende la traversa, salta al rimbalzo il Giulianova Basket, ma il possesso sarà gestito ancora una volta da Luis Guido Carli. Gloria, impatto difficile per, in questa partita. Faragalli salva il possesso per la squadra ospite. Gorrieri per Faragalli, ancora per Storchi, che sotto canestro sta facendo tutta la differenza del mondo. Situazione di mismatch contro Sacripante, e altri due punti per il centro con la maglia numero 15. 9 di vantaggio per la squadra ospite Giulianova, che è scesa malissimo in campo in questo avvio di secondo quarto. Palla persa da Giovanni Mennilli, avvio shock per il giocatore con la maglia numero 10, e 31-20, doppia cifra di vantaggio per la squadra ospite. Poca intensità per la squadra di casa in questo avvio di partita. L'arbitro non fischia nessuna irregolarità in questa penetrazione di Sacripante. Gallerini lasciato solo, sbaglia il tiro da tre, ed è questo l'emblema di questo secondo quarto. Giulianova non riesce ancora a muovere il punteggio. 5 minuti e 40 ancora da giocare, c'è il fischio arbitrale. Fallo in attacco e rimessa per il Giulianova Basket, ci pare di capire. Intanto esce De Angelis, buon impatto all'esordio con la maglia giuliese per la grande, con il numero 6, e torna sul parquet Rudy Diner. Possesso gestito da Sacripante, braccato da Faragalli, ancora Gallerini contro Marzoli. Adesso Mennilli esce bene ai blocchi, il tiro va a bersaglio, assist di Gallerini, e primi due punti per Mennilli. Esce su Faragalli, palla per il numero 15 Storchi, ancora su Marcon. C'è il fischio arbitrale, fallo del numero 4 Gloria. Secondo fallo per il centro giuliese, e possesso ancora gestito dal capitano Marzoli. Gallerini cerca di ostruire la visuale di Marzoli, palla per ancora una volta per il capitano Mattone, che non colpisce il ferro. Sacripante, la penetrazione, si muove benissimo. Primi due punti della partita per il capitano con la maglia numero 8. 7 punti di vantaggio per il Giulianova, per la Luis, chiedo scusa. Possesso gestito da Faragalli, fallo di piede di Gallerini, e torna sul parquet Kravaric al posto di Filippo Gorrieri. Storchi per Faragalli, ancora Marzoli, blocco, Storchi porta il blocco, situazione di pick and roll, palla per Kravaric, ancora Storchi, piede sulla linea dei due punti, il tiro è sbagliato, rimbalzo per Mennilli, braccato da Marcon, palla scaricata per Sacripante. Cioè, pensa al tiro da tre dalla lunghissima distanza, è sbagliato qui, bellissima interpretazione da parte del play del Giulianova Basket. Intanto in contropiede, altro fallo del numero 4 Gloria. Sono 3 i falli del centro di riserva del Giulianova Basket. È costretto a sostituirlo Francani, che aveva giocato con il quintetto con due lunghi. Torna
In campo il numero 12 Papa. Faragalli a gestire il possesso. Kravaric lasciato colpevolmente solo da Mennilli, tira da solo, da tre, il tiro va a bersaglio, errore di comunicazione della difesa giugliese, Kravaric ne approfitta e riporta le squadre in doppia cifra di distanza, 10 di vantaggio per la Luis. Gallerini sbaglia il tiro da sotto, ma Papa è bravissimo a mantenere vivo il possesso. Papa ancora per Diner, situazione di post per Diner, si gira benissimo, il tiro va a bersaglio, 9 punti per Rudy Diner, il più positivo in questi primi due quarti per la squadra di casa. 2-6-3-4, 8 di vantaggio per la Luis Guido Carli, Marzoli per Faragalli, ancora Kravaric, Sacripante cerca di braccare l'azione. C'è un fischio arbitrale. Irregolarità fischiata a Storchi. Timeout chiamato da coach Francani. 26-34, 3 minuti e 20 ancora da giocare. Pronto a riprendere il gioco. Rimessa per Giovanni Mennilli, braccato da Marcon. Sacripante a gestire il possesso per la squadra di casa, uno contro uno con Faragalli, palla scaricata per Mennilli, ancora Gallerini, fischio arbitrale, fallo del numero 20. Secondo fallo della partita per Gallerini, che non riesce ancora a entrare bene in gara. Storchi a battere la rimessa, palla per Kravaric, possesso gestito da Marcon, bravo Gallerini a intercettare, palla per Sacripante, layup di sinistro, 4 punti in questo quarto per Sacripante. E Giulianova torna a due possessi seppur pieni di svantaggio. Marzoli per Storchi, che è davvero il fattore in più in questo avvio di partita, in questi primi due quarti non riescono ad arginarlo sotto al ferro. 36-28, 8 di vantaggio. Mennilli per Gallerini, pensa al tiro, muove benissimo il corpo, il tiro è morbido, va a bersaglio. Sembrava canestro e fallo. Guarda questo corpo, si spinge. Le proteste del pubblico. Gallerini si tocca il volto. Che 30-36, 4 punti per Gallerini. Sotto media in questi primi due quarti. Intanto è pronto a riprendere il gioco. Fuori Gallerini e dentro Pastore. Gioco che fatica a riprendere. Storchi pronto a battere la rimessa in fase difensiva. Faragalli a gestire il possesso, pressing alto della squadra di casa. Faragalli ne approfitta, penetrazione, errore di Faragalli, palla persa. Mennilli ancora per il numero 21 Pastore, errore di Mennilli, fallo in attacco del giocatore con la maglia numero 10. Non un grande impatto per lui quest'oggi, 2 punti ma 3 palle perse. E arriva anche il primo fallo. Francani lo sostituisce con Gallerini. 2 minuti e 17 ancora da giocare. Storchi batte la rimessa per Marzoli. Passaggio in backdoor di Marzoli, quasi a favorire Storchi. Ancora Faragalli a gestire il possesso contro Sacripante. Marzoli braccato dal numero 21 Pastore. Kravaric
si muove benissimo, il tiro è morbido, la mano pure, tiro che va a bersaglio. 38-30, poco meno di due minuti da giocare in questo secondo quarto. Papa per Diner, Gallerini, situazione di post, perde il controllo del pallone, buona la difesa questa volta del numero 9 Anselmi, palla persa però dalla Guido Carli, schiaccia Papa Francesco, suona la carica, 32-38, 6 punti di vantaggio per la Luis. È un inferno il Palacastrum. Possesso per Kravaric, palla scaricata sul lato debole per Anselmi, il tiro è sbagliato, seppur costruito bene con un bel capovolgimento di fronte da parte del numero 15 Storchi. Sacripante gestisce bene la palla. Fischio arbitrale, Giulianova in situazione di bonus che andrà in lunetta con due tiri liberi. Giulianova che va in lunetta per la prima volta nella sua partita con Sacripante, che quest'anno tira con il 60% dalla lunetta, media che si è abbassata rispetto allo scorso anno che si aggirava intorno al 77%. Giulianova che vuole tornare in partita prima della fine del secondo quarto. Due tiri liberi per il numero 8. Dentro fuori il primo tiro libero, sfortunato Sacripante dalla lunetta. 1-2 per Sacripante, 5 punti nella sua partita. Un minuto ancora da giocare. Francani sostituisce Sacripante con Cianella. Possesso gestito da Faragalli, ancora palla che favorisce Storchi, Anselmi discarica per Faragalli, braccato da Cianella. Faragalli cerca la penetrazione, palla scaricata verso Marzoli, tiro da tre dalla lunghissima distanza che va a bersaglio. Gran canestro del numero 5. Questo non era un attacco perfetto della squadra ospite, ma sono arrivati comunque tre punti. Questo è un bel attacco del Giulianova Basket. La palla si muove benissimo. Tripla a bersaglio di Rudy Diner. 12 punti al referto per il centro della squadra giuliese. Possesso gestito con alcune difficoltà dalla Luis Guido Carli. Rimessa che sarà ancora per la squadra ospite. 13 secondi ancora da giocare, ultimo possesso, ultimo possesso sarà gestito da Anselmi probabilmente. Anselmi per Storchi, palla scaricata per Marzoli. Pastore lo difende, penetrazione di Marzoli, scarico per Faragalli, il tiro è sbagliato. Anselmi allo scadere del tempo, Papa, preghiera, buona difesa in quest'ultimo possesso per il Giulianova Basket. Finisce il secondo quarto, 36-41, 5 punti di vantaggio per la Luis Guido Carli.
a riprendere il gioco, possesso gestito dalla Luis Guido Carli, ricordiamolo, in vantaggio di 5 punti, 36-41 all'intervallo, possesso gestito da Storchi, palla per Anselmi, la penetrazione del numero 9, il tiro è sbagliato, è lestissimo Kravaric, rimbalzo offensivo e altri 2 punti per il giocatore con la maglia numero 13. Sacripante a gestire il possesso, alla scaricata per Pastore, situazione di post per Diner, ancora palla scaricata per Papa, bravissimo il numero 8 Sacripante a mantenere vivo il possesso. Sacripante contro Faragalli, palla per Diner, ancora Gallerini, 2 secondi allo scadere delle 24. Papa tira in tempo, il tiro però è sbagliato, si salta al rimbalzo e Marzoli a gestire il possesso, il capitano della squadra ospite. Palla per Faragalli, penetra e scarica a favorire Storchi, il tiro da 3 però esce. Papa, bellissima palla di Pastore, stoppatona di Anselmi, la panchina si esalta. Grandissima stoppata del giocatore con la maglia numero 9, che è il miglior stoppatore della Lega, primo assoluto con 1,3 stoppate a partita. In questo caso ci ha mostrato un grandissimo pezzo di atletismo Marzoli. Storchi a lavorare ancora per Marzoli, palla per Anselmi, mette piede a posto Anselmi, gli concede lo spazio Gallerini per tirare. Papa è bravo a far sfilare la palla fuori, 7 di vantaggio per la Globo Giulianova, per la Luis, chiedo scusa, possesso però per la Globo Giulianova. Palla gestita da Pastore per Gallerini, crossover di Gallerini, tentativo di penetrazione, un passo di troppo di Gallerini che cercava il fischio più del canestro. Il tiro ad ogni modo è sbagliato e Marzoli a gestire il possesso, allunga le braccia a Pastore nel tentativo di intercettare il possesso avversario. Marzoli tira da lontanissimo, sbaglia un'altra conclusione dalla lunghissima distanza. Pastore, piedi a posto, il tiro però è sbagliato, i ritmi sono alti, poca precisione per la squadra di casa quest'oggi. È una squadra che tira molto bene dal campo in questa stagione, 52% e quinto attacco della Lega. Tiro sbagliato da Storchi, rimbalzo che favorisce il possesso del Giulianova Basket con Sacripante. Dicevamo, il Giulianova che ha il quinto miglior attacco della Lega con 74,9 punti di media per partita. Quest'oggi viaggiamo con medie più basse e con percentuali più basse. Tentativo di gioco da 3 punti di penetrazione del numero 12 Papa, che trova il fischio. C'è un cambio, entra per la prima volta in questa partita il numero 10 Francesco Ramenghi, è fuori Kravaric ed entra sul parquet anche il numero 6 De Angelis. Sacripante a gestire il possesso per la squadra di casa. Gallerini esce benissimo dai blocchi, tiro che esce bene dalle mani, il tiro però è sbagliato, salta a rimbalzo Marzoli. Giulianova che non muove ancora il punteggio in questo terzo quarto. Anselmi per Faragalli, palla per Marzoli, intanto c'è un fischio arbitrale all'interno dell'area, fallo del numero 9 Rudy Diner, terzo fallo per il centro che è il miglior realizzatore della squadra di casa con 12 punti e settimo miglior realizzatore della Lega con 15,2 punti di media.
Anselmi per Storchi, palla per Marzoli, la penetrazione del capitano, tiro che esce, salta a rimbalzo Storchi, grandi, gravi problemi per la squadra di casa a rimbalzo. Era lui, se torna avanti di 9 punti. Gallerini per De Angelis, ancora Sacripante, palla per Diner, penetrazione del numero 9, stoppata di Ramenghi, c'è il fischio arbitrale, fallo del numero 10 Ramenghi che si dispera, era convinto di essere riuscito a stoppare la penetrazione di Rudy Diner, in realtà lo ha fatto in maniera irregolare. Due tiri liberi per Rudy Diner, dicevamo autentico fattore in questa partita, è lui che sta tenendo a galla i suoi. Gran tiratore Rudy Diner, abbiamo detto in precedenza al terzo posto nella Lega per percentuale al tiro, realizza il 56% dei tiri da 2 da 3 che siano. Primo tiro libero che va a bersaglio. E 2 su 2 per il numero 9 del Genoa Basket che esce, tre falli, può diventare un fattore fondamentale nel quarto periodo. E torna sul parquet Mirko Gloria, poco da Mirko Gloria in questa partita. Possesso gestito da Faragalli. Storchi, palla per Ramenghi contro Gloria che ha gravi problemi difensivi, in questo caso stoppatona del centro del Genoa Basket, c'è il fischio arbitrale, fallo del numero 9 Anselmi, chiede l'antisportivo Sacripante, era una chiara occasione di contropiede, chiara occasione da gol, fallo da ultimo uomo direbbero nel calcio. Giulianova che tenta di rientrare in questa partita, due punti in questo terzo quarto, le difese meglio degli attacchi in questa fase della partita. Papa, controllo della palla non perfetto, allarga per Sacripante sul lato debole, questo è un buon tiro sbagliato. De Angelis, bella palla dentro per Papa che sbaglia un altro tiro, fallo del numero 12 al rimbalzo, bravo Marzoli a sfruttare la posizione, il buon movimento di corpo. Genova che in questa occasione ha avuto la possibilità di riavvicinare la squadra ospite, di avvicinarsi con il punteggio, due tiri sbagliati, due comodi tiri. Kravaric batte la rimessa, bravo Papa ad intercettare, Gloria dentro da sotto, grandissima giocata di Francesco Papa che ruba la palla e serve un assist d'oro per Gloria. D'Anolfo torna in campo, 40-45, 5 di vantaggio per la squadra ospite. D'Anolfo contro Papa che ha alzato il giri del motore ed è molto più aggressivo. Ramenghi, piedi a posto, tiro sbagliato che danza sul ferro ed esce, si salta a rimbalzo e come sempre il rimbalzo favorisce la squadra ospite con il numero 13 Kravaric. Il possesso sarà ancora gestito dalla Luis Guido Carli. D'Anolfo per Ramenghi, ancora il numero 5 Marzoli, palla in poste per Kravaric, cerca di andare sul lato debole per Marzoli e bravo De Angelis ad intercettare, palla per Papa, spazio il numero 12 Rainbow, colpo dell'arcobaleno, tiro con parabola molto alta però è sbagliato. Può ripartire a tutta velocità l'azione della Luis. D'Anolfo, penetrazione di sinistro, tiro sbagliato, Ramenghi salta al rimbalzo, possesso che sarà per il Giulianova, timeout chiamato da coach Francani, 4 minuti e 26 secondi da giocare, 40-45 per la squadra ospite.
Riprende il gioco con la rimessa che favorisce il possesso di Giuseppe Sacripante, un dato molto positivo per il Giulianova in questo terzo quarto. Soli 5 punti segnati e soli 5 punti di svantaggio, quindi la scarsa produttività dell'attacco giuliese gli consente comunque di rimanere in partita. Possesso gestito da Marzoli, penetrazione, palla per Kravaric, Ramenghi sotto il canestro, ce l'era sembrato, passi di Kravaric, buona la stoppata di Papa su Kravaric, Marzoli cadendo indietro, grandissimo canestro del numero 5. Tre possessi di vantaggio per la Luis. Sacripante va da Papa, Gallerini contro D'Anolfo, c'è il fischio arbitrale, fallo fischiato, fallo del numero 19 D'Anolfo, e Gallerini batte la rimessa, anzi no, sarà Sacripante a battere la rimessa. Quarto fallo di squadra in questo terzo quarto. Dal prossimo ci sarà una situazione di bonus, gloria ancora per Sacripante, fallo fischiato dal numero, fallo fischiato al numero 19 D'Anolfo. Due falli nel giro di 10 secondi per il giocatore con la maglia numero 19, terzo fallo, quindi esce il proprio, viene sostituito il numero 19 da Leonardo Marconne. Gallerini va in lunetta, tiro libero che va a bersaglio. Non la miglior serata di Danilo Gallerini, ma sappiamo che sa accendersi nei momenti importanti della partita. Intanto 2 su 2 dalla lunetta, Giulianova che torna a 5 punti di svantaggio, si rifà sotto. Faragalli contro Sacripante, alla per Marzoli, mette i piedi a posto il numero 5, il tiro è sbagliato. Poca energia, rimbalzo per il Giulianova, rimbalzo preso da Marcon che però utilizza male il corpo, e fallo su Danilo Gallerini, primo fallo del numero 12 romano. Il possesso gestito da Sacripante, Sacripante contro Faragalli, chiama lo schema De Angelis, palla scaricata per Gallerini, Gallerini cerca la penetrazione, palla che Gallerini vuole dare a Gloria, possesso confuso del Giulianova Basket, brutto errore di Gallerini, tiro sbagliato da Faragalli, si salta al rimbalzo e come sempre andò la meglio i giocatori della squadra ospite. Ramenghi prende il rimbalzo, subisce il fallo e nel tentativo di tirare andrà in lunetta con due tiri liberi. Nonostante il frastuono del palacastrum, Ramenghi trova la concentrazione, mette a referto, manda a bersaglio il primo tiro libero. 2 su 2 per il giocatore con la maglia numero 10. Pastore pronto a rientrare in campo al posto di un opaco Danilo Gallerini. Sette di vantaggio. Possesso gestito dal numero 21 Pastore, palla riallargata per Sacripante, Faragalli contro Sacripante, penetrazione, palleggio dietro la schiena di Sacripante che non trova spazio per servire uno dei suoi compagni, e queste brutte spaziature offensive del Giulianova si tramutano in una palla persa. Dall'altra parte Marcon non sfrutta l'occasione di contropiede, Sacripante scarica per Papa che per poco non pesta la linea dell'out, Gloria si muove sotto canestro, usa la mano sinistra, usa benissimo il corpo, tiro che va a bersaglio, 4 punti per il numero 4,
e le lunghezze di vantaggio della Luis rimangono sempre 5. Poco meno di 2 minuti da giocare. Faragalli penetra e scarica per Marzoli contro De Angelis. Crossover di Marzoli, brutta palla del numero 5 che si va a infrangere contro il corpo di un giocatore del Giulianova, contropiede di Papa che voleva canestro e fallo, non ottiene nessuno dei due. Pressing alto del troppo aggressivo del numero 12, fallo sul numero 5 Marzoli che andrà in lunetta con due tiri liberi. Situazione di bonus per la squadra ospite, terzo fallo di Francesco Papa. Si alza dalla panchina Stefano Cianella ed è sacripante a lasciargli il posto. Marzoli in lunetta, due tiri liberi per il capitano trascinatore della squadra lo scorso anno alla vittoria della Coppa Italia della Serie C. Luis che ha sfiorato il successo anche in campionato, ma ha comunque trovato il ripescaggio per poter giocare la Serie B. Marzoli mette dentro il primo tiro libero. Due su due per Marzoli e 7 di vantaggio, 3 possessi per la Luis. Dai e vai tra Gloria e Cianella. Papa contro Marzoli, Marcon pressing alto su Pastore, palleggio in mezzo alle gambe per Pastore, palla per Gloria, 5 secondi per tirare. Gestisce ancora una volta male il possesso il Giulianova, troppe palle perse e attacco non ha funzionato benissimo in questo terzo quarto. Solo 8 punti, tiro cadendo indietro di Kravaric, buona la difesa di Diner secondo gli arbitri. Azione che riparte con Cianella, palla scaricata per Papa, tutto lo spazio del mondo per tirare. Sbaglia un altro tiro da 3, però c'è l'arbitro, vede un'irregolarità da parte del numero 13 Kravaric. Fallo su Rudy Diner che andrà in lunetta in situazione di bonus. Francani intanto sostituisce il numero 12 Papa ed entra Giovanni Mennilli con il numero 10. Dall'altra parte fuori Kravaric, dentro Storchi, cambio di lunghi. A bersaglio il primo tiro libero di Rudy Diner, 45-51 e 52 secondi da giocare in questo terzo quarto. Due su due per Rudy Diner, 16 punti per lui. Marconde per Marzoli, dai e vai con Storchi, ancora Marzoli, blocco di Storchi, penetrazione di Marzoli, c'è il fischio arbitrale, fallo sul numero 5 Marzoli, buona penetrazione del capitano che torna in lunetta, fallo del numero 10 Mennilli. Intanto sostituzione dall'altra parte, dentro Pandelis Bukas al posto di, anzi ritarda la sostituzione dell'allenatore della squadra ospite. Intanto era secondo fallo per Giovanni Mennilli, tiro libero che va dentro per Marzoli. Due su due per il capitano e come dicevamo fuori, dentro Bukis, fuori proprio Marzoli, autore dei due tiri liberi. 7 di vantaggio per la Luis, poco più di 30 secondi da giocare alla fine di questo terzo quarto. Mennilli per Pastore, palla schiacciata per terra, Pastore contro Marcon, il palleggio in mezzo alle gambe, attacco involuto del Giulianova Basket che però trova spazio
Mennilli, Cianella da tre, tiro fortissimo che non tocca il ferro. Faragalli, quello che sarà l'ultimo possesso della del terzo quarto. 3 secondi da giocare, palleggio, resto tiro di Faragalli ed errore, prende il rimbalzo Pastore. Finisce il terzo quarto, allunga la Luis, 53-46, 7 di vantaggio. Tutto è pronto per l'inizio di quest'ultimo quarto, il Giulianova deve alzare il ritmo, deve attaccare meglio, ci vuole più fluidità nella circolazione di palla. Gallerini deve accendersi in questo momento cruciale. Sacripante per Diner, palla scaricata all'angolo per il numero 10 Mennilli. Prima palla persa dell'ultimo quarto, inizia male l'ultimo parziale per la squadra di casa. Possesso gestito da Marcon, il numero 12, a lavorare per i suoi. Bubkas, ancora per Marcon. Marcon muove male i piedi, inevitabile, passi fischiati dagli arbitri. Due possessi lenti da parte delle due squadre. Cattiva circolazione di palla. Palla gestita da Sacripante. Sacripante per Mennilli. Palla schiacciata per terra per Gallerini. Fischio arbitrale. Ramenghi troppo forte sul Gallo. Fallo del numero 10. Secondo fallo. Rimessa per il Giulianova in fase offensiva. Sacripante per Gloria, dai, vai con Sacripante. Gallerini, palleggio, arresto, tiro di Gallerini. Inizia il quarto quarto e si accende Gallerini. 2 punti, canestro di pregevole fattura per il numero 20. Il Giulianova torna sotto di 5. Marconde chiama la rotazione in attacco. Bubkas, palleggio, arresto, tiro dentro fuori, salta al rimbalzo e come sempre hanno la meglio i giocatori romani. Bubkas, che aveva tirato, è più lesto di tutti a prendere il rimbalzo, segna un facilissimo layup. Tanto Gallerini prova a partire, fischio arbitrale, altro fallo commesso da Pandelis Bubkas. Tanto sostituzione, torna dentro Marzoli, fuori Marco, fuori il numero 12 Marcon. Gallerini a gestire il possesso, palla per Gloria, ancora Gallerini contro Bubkas. Adesso lo raddoppiano i giocatori della Luis. Tiro di Gallerini da 3, sbagliato. Sacripante prova a prendere il rimbalzo, a creare un'altra situazione in attacco. Ma Faragalli è il più lesto a prendere la palla, a trasformare l'azione da difensiva in offensiva. Storchi per Faragalli, piedi a posto per il numero 4. Tiro che va a bersaglio, timeout obbligato, chiamato da coach Francani. 7 minuti e 54 da giocare, 48-55 per la Luis Guido Carli. Rimessa per il Giulianova, la bomba di Faragalli ha portato la Luis in vantaggio di 10. Il possesso adesso è gestito da Mennilli per il Giulianova. Palla per Diner, non un grande passaggio di Mennilli. Diner però si mette avanti con il corpo. Fallo fischiato al numero 15 Storchi. Rimessa per il Giulianova Basket.
Dai e vai tra Gloria e Sacripante. Sacripante per Mennilli. Piedi a posto per Mennilli, tiro da tre che va a bersaglio. Tripla di notevole, fondamentale importanza per la squadra di casa. Pressing troppo aggressivo della squadra di casa. E fallo fischiato a Rudy Diner. Possesso quindi per la squadra ospite. Sostituzione dall'altra parte, fuori il numero 10 Ramenghi, dentro il numero 13 Kravaric. Marzoli contro Papa, palleggio dietro la schiena di Marzoli, palla scaricata per Bubkas, lasciato solo, il tiro è sbagliato, ma ancora una volta a rimbalzo Storchi, il più lesto di tutti. Dominio a rimbalzo quest'oggi della squadra ospite. Stato perde la palla Bubkas, bella rubata da Gallerini, è braccato da due giocatori. Fischio arbitrale, fallo del numero 11 Bubkas, fallo su Gallerini. 6 minuti e 53 secondi ancora da giocare. 7 punti di vantaggio per la Luis. L'arbitro a parlare con Gallerini e Bubkas. Mennilli a gestire il possesso contro Marzoli. Intanto c'è il fischio arbitrale, fallo del numero 13 Kravaric. Fallo in area. Gallerini continua a discutere con tutti i membri della squadra avversaria. Catechizza Storchi. Quinto fallo per la squadra ospite, quindi Giulianova in bonus. E va in bonus quando mancano 6 minuti e 50 da giocare alla fine della partita. Due tiri liberi per Gallerini e il primo va a bersaglio. 2 su 2 per Gallerini. Giulianova che torna sotto di 5 dopo essere stato in svantaggio di 10. Mini parziale per la squadra di casa. Pressing fortissimo nella squadra di casa, fallo fischiato al numero 10 Giovanni Mennilli, terzo fallo personale. Marzoli a lavorare per la squadra ospite. Storchi a gestire il possesso, airball del numero 15. Cattivo tiro costruito questa volta dal centro, palleggio, arresto, tiro di Gallerini, tiro sbagliato. Molto più aggressivo Gallerini in questo ultimo quarto. Faragalli a lavorare per i suoi. Sul lato forte per Marzoli. Poste di Kravaric contro Papa. Storchi gira velocissimo per Marzoli, tiro sbagliato, ma ancora una volta la presenza di Kravaric a rimbalzo. Giulianova che ha subito troppo a rimbalzo. Qui Mennilli aveva un attimo per tirare. Penetrazione di Mennilli, floater del numero 10 a bersaglio. 7 punti nella sua partita e 5 in questo quarto finale. Dall'altra parte però le cose vanno diversamente. Difesa orrenda della squadra di Francani, 2 facili per Marzoli, ancora 7 di vantaggio. Noi siamo quasi arrivati alla metà di questo ultimo quarto. Sacripante per Mennilli in fiducia, prova un tiro improbabile che sbaglia. Possesso per Faragalli, numero 4 contro Sacripante. Storchi ancora per Faragalli, Kravaric in posto contro Faragalli.
Gallerini muove benissimo il corpo, sfrutta i suoi centimetri e va a piazzare altri due punti, 9 di vantaggio, 3 possessi pieni di vantaggio per la squadra ospite. Sbaglia il tiro da 3 Diner. Bubkas allarga i gomiti, forse in maniera irregolare, non sono dello stesso avviso gli arbitri. Kramaric, piedi a posto, tiro da 3 che può chiudere la partita. Sbagliato il tiro da Kramaric. Gallerini fa saltare Bubkas, palla ancora per Papa che attacca il ferro al massimo. Fischio arbitrale, fallo su Francesco Papa che ha attaccato con grande decisione il ferro. Sostituzioni da una parte e dall'altra. Va dentro Anselmi al posto di Bubkas. Dall'altra parte dentro Andrea Pastore, fuori Danilo Gallerini. Due tiri liberi per Papa, il primo va a bersaglio. Papa che oggi è stato meno aggressivo del solito, eppure è il fattore, il valore aggiunto di questa squadra, 11,4 punti di media in questa stagione, è grandissima, altissima percentuale al tiro, 63% dal campo. Buona difesa del Giulianova, c'è il fischio arbitrale, fallo su Giovanni Mennilli che ci mette tanta energia. Situazione di bonus e quindi anche Mennilli andrà in lunetta. Dicevamo di Francesco Papa, i suoi numeri sono molto buoni, 11,4 punti di media, un assist e 3,7 rimbalzi e soprattutto la percentuale al tiro, 63% dal campo del tiro da 2. Mennilli mette a referto il primo tiro libero. Due su due per il giocatore con la maglia numero 10 che ha alzato le marce. Possesso elaborato per la squadra ospite, gestito dal numero 5 Marzoli. Buona difesa del Giulianova, palla persa per la squadra ospite. Intanto sale il grido qui al Palacastrum, si accendono i tifosi. Giulianova si rifà sotto, 5 punti di vantaggio per la Luis. Diner si muove benissimo il corpo, il tiro è morbido, secondo e primo ferro, la palla non vuole entrare. Sempre 5 di vantaggio per la Luis, un po' sfortunato qui Rudy Diner. Storchi contro Diner, situazione di poste, perde la palla Storchi, è altra rubata del Giulianova. Sacripante per Papa, ancora per Pastore da 3, il tiro non gli entra. Giulianova con grandissima difficoltà quest'oggi con i tiri dalla lunga distanza, anche tiri con molto spazio non sono andati a bersaglio. In questo quarto quarto il Giulianova ha avuto tante possibilità per tornare in parità o addirittura in vantaggio. Pastore contro Anselmi, il blocco di Diner, Pastore da 3, il tiro non entra ancora una volta, tiro da 3 che non funziona quest'oggi. Intanto Francani fa rialzare Gallerini, tenuto a riposo per gli ultimi minuti di questa partita. Marzoli contro Mennilli, Mennilli a lavorare bene come sempre. Intanto fischio arbitrale, fallo di Rudy Diner. Yeah.
time out intanto chiamato tra le due squadre, 2 minuti e 17 secondi ancora da giocare, 64-59 per la Luis. Riparte il gioco con la Luis avanti di 5 e con il possesso Marcon per Faragalli, palla ancora per Marzoli contro Pastore che allunga le braccia, ruba una grandissima palla, palla per Papa che schiaccia, grandissima giocata di Andrea Pastore, altri due punti per Papa. E Giulianova che torna ad un possesso seppur pieno di vantaggio. Faragalli per Kravaric, allunga le braccia anche Papa, rimessa per la squadra ospite, aumenta l'aggressività dei padroni di casa. Ancora una volta allunga bene le braccia Pastore, questa volta non riesce a non commettere fallo su Marzoli, fallo del numero 21 che sta rischiando delle giocate in questo finale di partita. Terzo fallo di Pastore, quarto fallo di squadra, quindi non ci saranno tiri liberi, ma possesso in fase offensiva. Marcon a lavorare per la squadra, palla ancora per Storchi, ancora Marcon lasciato libero sotto canestro. Papa a lavorare per Sacripante, palla per Pastore che chiama lo schema, palla per Gallerini contro Marzoli, ancora Gloria che lavora in poste. Intanto c'è il fischio arbitrale, fallo del numero 15 Storchi su Mirko Gloria che lavora bene con il corpo. E Gloria va in lunetta, due tiri liberi fondamentali nell'economia della partita. Timeout chiamato da Latina Basket, 61-66, 1-16 ancora da giocare in questo quarto quarto. Gloria e Lunetta, la possibilità di riportare il Giulianova sotto di un possesso, primo tiro libero a bersaglio. Uno su due per Mirko Gloria, il rimbalzo catturato da Faragalli, poco più di 60 secondi ancora da giocare, 4 di vantaggio per la squadra ospite, possesso gestito da Faragalli. Marzoli ancora per Kravaric, Marzoli da lontanissimo, il tiro da tre che esce, salta al rimbalzo la squadra ospite, ma il possesso è preda di Sacripante, palla per Papa, Pastore con tutto lo spazio del mondo, il tiro è sbagliato, rimbalzo di Gloria, tiro sbagliato, doppia, grande occasione per il Giulianova Basket che non riesce a sfruttare una doppia, grande occasione, canestro di Marcon, time out chiamato da Francani, 35 da giocare, 68-62 per la squadra ospite. Giulianova che con questo possesso può ancora mantenere vive le speranze di rientrare in partita. Fischio arbitrale, fischio che non trova d'accordo nessuno qui al Palacastrum. Era uscito benissimo dei blocchi il numero 21 Pastore, aveva realizzato il tiro da tre, ma passi, e la decisione arbitrale, decisione non condivisa dal pubblico del Palacastrum. Intanto c'è di contropiede Kravaric contro Papa, si accende una sorta di rissa, Kravaric va in lunetta con due tiri liberi. Ormai stanno scemando le possibilità di recupero del Giulianova, si sta per materializzare la prima sconfitta casalinga della stagione. Kravaric mette a segno il primo tiro libero e fa 2 su 2, 7 di vantaggio e poco più di 27 secondi da giocare. Sacripante a tutta velocità, palla per Pastore, tiro velocissimo da 3 che non va a bersaglio, salta al rimbalzo Marzoli,
fallo di Papa su Marzoli. Quarto fallo di Francesco Papa. Fallo di Papa che chiude definitivamente la partita. 8 di vantaggio e solo 16 da giocare alla fine di questa partita. Giulianova sotto media in attacco, solo 62 punti realizzati, scarsissime le percentuali del tiro da 3. Marzoli cerca la concentrazione, mette a bersaglio il primo tiro libero. Un 2 su 2 per Marzoli che chiude definitivamente la partita. Pastore cerca il tiro della disperazione da 3, non entra neanche questo, salta a rimbalzo. I titoli di coda sono pronti, è game, set and match, lo possiamo dire. Da Luis espugna il palacastrum di Giulianova. Partita molto combattuta nei primi tre quarti. Giulianova è stata in partita fino alla fine in realtà, ma la scarsa precisione del tiro dalla lunga distanza ha consentito alla Luis di portare a casa la vittoria. Faragalli intanto sbaglia il primo tiro libero. È 0 su 2 per Faragalli. Sacripante con troppa energia al rimbalzo, perde il contatto con il pallone. Papa, tiro dell'Ave Maria che non va a bersaglio. Game, set and match. La Luis Guido Carli espugna il palacastrum di Giulianova, 72-62, e da guanta la squadra giuliese in classifica. Adesso il record per entrambe le squadre, 5 vittorie e 5 sconfitte. Quindi è tutto qui dal palacastrum di Giulianova. A risentirci.